Siano lodati Gesù e Maria. Stiamo celebrando, come tutti sappiamo, la bellissima solennità del Corpus Domini, che è la festa dell'Eucaristia. Questa santa messa sarà seguita, come sapete, dalla solenne processione, che è un atto di amore e di devozione verso l'Eucaristia molto importante. Sapete, è la processione a cui semplicemente parteciparvi procura l'indulgenza plenaria, perché è la processione in assoluto più importante che esiste nella Chiesa Cattolica, ma viene prima di tutto e di tutti, d'accordo? Perché seguire il nostro Signore Gesù Cristo in persona, capite? Non, perché questo noi crediamo dell'Eucaristia, è qualcosa di molto importante. Non andiamo dietro una statua o una rappresentazione, perché nell'Eucaristia la Chiesa crede che Gesù è presente realmente, si dice tecnicamente, non simbolicamente o metaforicamente. Non è che quello rappresenta o simboleggia Gesù, quello è il Signore. E per parlare un pochino del Corpus Domini e anche per esprimere in parte la gratitudine a chi ha lavorato, in parte anche la gratitudine al nostro Signore, perché sapete, quando noi uomini facciamo delle cose per il Signore, noi le facciamo, ma Lui va oltre, nel senso che facciamo qualche cosa, ma Lui va ancora al di là. Perché questa piccola infiorata che è stata realizzata qui è un piccolo capolavoro teologico. E io spero, perché se chi l'ha realizzata capisce bene tutto, se non va a messa a fare la comunione tutte le domeniche è molto pericoloso, perché vuol dire che ha capito molto bene che significa l'Eucaristia. Se invece non ha capito tutto, adesso aiuto anche un pochino io. Allora, qui c'è una croce anzitutto realizzata, no? Perché e varie croci riprese, ecco, perché così come dietro l'altare c'è la croce, sull'altare c'è la croce e la figura centrale, vedete qui, è l'agnello immolato. Perché l'Eucaristia che si celebra anzitutto nella Santa Messa, che è anche il momento in cui Gesù scende realmente tra noi, che cos'è? Se uno dovesse dire, se andate a qualche quiz, alla brutta figura della Chiesa Cattolica, e vi dicono, ma che cos'è la messa? Si risponde con tre parole: rinnovazione, sacrificio, croce. Quello che è successo 2000 anni fa a Gerusalemme, sull'altare si compie veramente, non simbolicamente. Capite? L'unica differenza, scriveva San Paolo VI nella bellissima enciclica del Mysterium Fidei, è che sulla croce Gesù ha sofferto e qui corpo e sangue sono separati nel segno del sacramento, mentre sulla croce corpo e sangue erano separati realmente, ma la stessa cosa. Ecco perché l'agnello immolato. Le parole della consacrazione sono molto forti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio. Questo è il sangue della nuova alleanza sparso, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Quindi c'è un sacrificio che è il sacrificio della nostra salvezza. Capite? Ripeto, questo non è un rito, capite, la messa. Cioè, io dico sempre, me lo sentite ripetere fino a che chi non va a messa la domenica o non ha capito cosa c'è, o non ci crede, o è fuori di testa. È una di queste tre cose, perché qui non è, dici, sai, qui stiamo facendo un culto, il venerdì i nostri fratelli musulmani e le moschee fanno un'altra cosa, il sabato gli ebrei fanno un'altra cosa ancora, i buddisti ne fanno un'altra, gli shintoisti un'altra ancora, cioè tanto sono tutti quanti i riti con cui gli uomini rendono culto a Dio. È vero che sono tutti riti, ma qui c'è qualcosa che di là non ci sta, perché qui c'è il sacrificio di Cristo, veramente, ok? Allora, quindi quello è il centro. Da dove esce l'Eucaristia? Subito sopra c'è un cuore sormontato da una croce. L'Eucaristia è il mistero sgorgato dal cuore di Gesù. Non è un caso che Corpus Domini capita sempre nel mese del Sacro Cuore e che Gesù chiese l'istituzione della festa del Sacro Cuore il giorno dell'ottava del Corpus Domini. Infatti sarà venerdì prossimo, perché il Corpus Domini in teoria andrebbe celebrato il giovedì. Se fate giovedì più 8 si arriva venerdì prossimo, che è il Sacro Cuore, perché tra Eucaristia e Sacro Cuore c'è proprio una unione inscindibile, perché questo mistero di amore sgorga direttamente dal cuore di Cristo. Pane e uva, che sono le specie da cui si traggono pane e vino, e poi qui sopra la prima simbologia, JHS. Che significa JHS? È un acronimo latino, Jesus Hominum Salvator, Gesù Salvatore degli uomini.
Poi si scende, andiamo sotto l'agnellino, e lì quel simbolo non ci capisce niente, quasi nessuno. Quello non è una P, è una X, quella è una chi e una ro, quello è il simbolo di Cristo in greco, d'accordo? Chi R sono le iniziali greche del termine Christos, che è l'alfa e l'omega, il principio e la fine, perché è per mezzo di Cristo che l'universo è stato creato ed è a Cristo che l'universo tende. Perché la storia dell'universo finirà, come diremo tra poco nel credo, quando Gesù tornerà nella gloria e tutti lo vedranno per giudicare vivi e morti. Dicevo ieri a qualcuno, tu ci puoi credere o ci puoi non credere, ma nel nome di Gesù ogni ginocchio si piega o si piegherà in cielo, sulla terra e sottoterra. Qui siamo liberi di accoglierlo o di non accoglierlo, di crederci o non crederci, di servirlo o di non servirlo, ma quando staremo davanti a Lui non è un argomento di discussione, capite? Perché che Gesù è quello che è, lo è punto e basta, capite? Perché che Dio è Lui, punto e basta. Qui siamo liberi di crederci, dopo dovremo arrenderci alle evidenze. Ancora, sotto l'alfa e l'omega c'è un altro simbolo che pochissimi conoscono, il pesce. Molti sanno che questo simbolo si trovava sotto le catacombe, ma perché il pesce è un simbolo cristiano? Questo lo sa quasi nessuno. Questo è veramente un pochino difficilotto. Perché in greco pesce si dice ichthyus, e l'acronimo di ichthyus, cioè prendere ciascuna delle iniziali e metterle in colonna, forma questa espressione: Jesus Christos Theou Huios Soter, cioè Gesù Cristo, figlio di Dio Salvatore. Ecco perché il pesce simboleggia il nostro Signore Gesù Cristo. E nel pesce, capite, ci sta già tutto quello che noi crediamo, che Gesù è Cristo, che è il figlio di Dio, quindi che è Dio, e che è il Salvatore universale del mondo. Infine, i simboli propriamente eucaristici, il calice sormontato dall'ostia, che è quello che si celebra nell'Eucaristia, e poi la chicca conclusiva, che è la Madonna lì sotto. Non è solo un omaggio a Sermoneta, quella è la Madonna con Sermoneta in braccio, ma la Madonna è la donna eucaristica per antonomasia. Dicevo anche alla Santa Messa di questa mattina che esistono degli ostensori, e presto o tardi lo dovrò trovare, che sono fatti così: c'è una statua della Madonna e all'altezza del petto c'è la finestrella dove poi si espone il Santissimo Sacramento. Perché qualcuno dice che in paradiso la Madonna si trova così adesso. Capite che è in carne ed ossa, ma c'ha l'Eucaristia proprio stampata nel cuore. Ma capite perché? Perché l'Eucaristia è il corpo e il sangue di Gesù. Dico bene o dico giusto? Siete d'accordo? E di chi è figlio Gesù? E Gesù è una cosa, un po' particolare. Perché Gesù non c'ha il papà e la mamma. Gesù c'ha solo la mamma da un punto di vista naturale. Quindi quando dalla sindrome ci dicono che il gruppo sanguigno di Gesù è AB positivo, e questo lo sappiamo con certezza, è la stessa cosa che ci risulta dal miracolo di Manoppello dove siamo andati, vi faccio una domanda: e il gruppo sanguigno della Madonna qual è? È per forza AB positivo, per forza. Pure io sono AB positivo, solo che mio padre era A e mia madre era B, ma se fossi figlio soltanto di mia madre, io ero A, sicuro, capite? E il sangue di Gesù, e quindi il corpo di Gesù, le cellule di Gesù, la carne di Gesù, le fattezze fisiche di Gesù sono esattamente quelle della Madonna, perché Gesù e Maria sotto gocce d'acqua si assomigliano molto, forse, capite? È un fenomeno unico, questo sarebbe molto molto interessante che gli scienziati se lo studiassero un po', perché Dio può fare quello che vuole, ma Gesù è così, Gesù è figlio solo di Maria. Quindi quando noi facciamo la comunione, sì, entriamo in comunione con Gesù, ma anche se non lo sappiamo, in qualche modo entriamo pure in comunione con Maria. Alcuni autori mariani molto molto devoti raccomandavano, infatti anche nelle preghiere di ringraziamento, dice, si può dire l'Ave Maria quando hai fatto la comunione? Certo che si può dire. Ancora meglio dire Magnificat, che è il cantico della Madonna, è il suo stesso cantico di lode. Quindi c'è questa unione inscindibile tra Maria e l'Eucaristia, e chiaramente tra la Chiesa e l'Eucaristia. Sapete che Maria è l'esemplificazione, la rappresentazione vivente di ciò che la Chiesa è, perché la Chiesa fa l'Eucaristia, dicono i documenti del Magistero, ma anche l'Eucaristia fa la Chiesa. Questa è la fonte e il culmine della vita cristiana, tutto parte da qui
E tutto tende qui, perché senza l'Eucaristia santi non ci diventiamo. E qui però è anche il luogo dove diamo a Dio la massima gloria possibile. Una volta chiesero al santo curato d'Ars e pure a San Pio da Pietrelcina, su questo erano d'accordo, quanta gloria dà a Dio una messa? Una messa. Risposta: infinita gloria. Ma con tutte le preghiere che se noi stessimo tutta la vita a pregare, da mattina alla sera, non diamo a Dio la gloria di manco mezza messa. D'accordo? Perché qui, cioè, le nostre preghiere sono atti umani, ma questo è un atto che Dio realizza attraverso il concorso strumentale di un uomo. Io non faccio niente, io non faccio nient'altro che ripetere le parole di Gesù nell'ultima cena, ma le parole della consacrazione, fate attenzione, comprendete anche la dignità oggettiva del sacerdozio cattolico, che prescinde dalla miseria della persona che lo rappresenta. Io tra poco non dico questo è il corpo di Cristo, io dico questo è il mio corpo, ma spero che nessuno di voi pensi che quello diventa il corpo mio. Quindi chi è che parla attraverso la mia voce durante la consacrazione, anche se non si vede? Quando vi andate a confessare, non si dice Gesù ti assolve, che dice il prete? Io ti assolvo i tuoi peccati, ma io non ho il potere di assolvere il peccato di nessuno, perché il peccato offende Dio, non offende Don Leonardo, quindi non lo posso rimettere io. E quindi quando il sacerdote ci dice quella cosa, è Gesù che sta parlando in lui. Capite anche la bellezza e la grandezza del sacerdozio cattolico. Ci disponiamo con questi sentimenti a vivere questo bellissimo giorno. Ecco, mi permetto di terminare ringraziando chi ha lavorato tanto, chi ha ideato questo lavoro che è riproposto dopo tanto tempo quest'anno, e chi ci ha lavorato davvero assai, perché purtroppo siamo stati un po' in crisi con i pedali e con il resto, e c'è qualcuno che si è passata mezza giornata o anche più in giro per le campagne e le montagne del sermonetanense, non so se si chiama così, insomma, proprio materialmente ad andare a raccogliere sotto il sole queste cose. E io ho detto: se l'hai fatto per la gloria di Dio, d'accordo, principalmente sempre per la gloria di Dio, grande sarà la tua ricompensa, perché questo è un piccolo gesto d'amore, ma è niente in confronto a quello che Gesù ci ha lasciato nell'Eucaristia. Siamo lodati Gesù e Maria.